ha chiesto perché da un po' di tempo non faccio le mie chiacchierate. Però prima di cominciare a farle, ti voglio pregare di portare i miei auguri di ogni bene a tua madre, in maniera che torni presto, perché con lei non chiacchiero, con lei discuto, parlo, eccetera. Allora torniamo a quel che ormai è diventato una specie di obbligo. A me veramente non mi ha obbligato nessuno, ma comunque ho preso questa abitudine. Mi ritengo un ribelle italiano. Allora, dopo 17 anni della società di distruzione BB e compagnie, naturalmente siamo dovuti ricorrere, come tutti sapete, a un governo tecnico. Si aspettava la manovra di Monti. Io innanzitutto ringrazio, anche se non mi sentirà, Giorgio Napolitano, il capo di Stato, il quale finalmente si è deciso ad entrare un po' di prepotenza in quelle che erano le costituite classi dirigenti, e quindi li ha mandati un pochettino, li ha messi un po' da parte. Però sono andato anche a chiedermi: il governo tecnico, qual è la funzione di un governo tecnico? Non è facile. Io ho trovato qualche accenno, non è che sto lì a guardare dalla mattina alla sera, però una cosa ho capito: il governo tecnico nasce quando un governo non è nelle condizioni di governare. Un governo tecnico non avrebbe bisogno del parere e dei voti della Camera, ma sapere un parere su quelli che sono gli argomenti che si devono trattare, che sono necessari ad essere trattati per aggiustare il nostro enorme debito, che poi andiamo alla Francia, alla Germania a chiedere di essere aiutati se ci danno soldi in prestito, e io so che Sarkozy e la Merkel si sono guardati in faccia e hanno detto: ma noi gli diamo i soldi a chi? A rappresentanti del governo come noi, che prendono stipendi molto più alti dei nostri. E in effetti è così. È un po' ridicolo chiedere il denaro per poi farne il proprio stipendio. Ma queste sono cose della casta. La casta che è riuscita a portare il popolo in questa situazione. Sì, lo so, mi state chiedendo: ma perché si è messo in leggio? Che deve fare? Che ha intenzione di cantare? No, ho fatto degli appunti, appunti necessari, perché ecco il motivo per cui non ho parlato. Volevo vedere la manovra, la cosiddetta manovra. Capisco Monti, il quale ovviamente non può immediatamente fare una manovra quasi capestro per dire diminuiamo qua, diminuiamo là, diminuiamo, perché qua c'è tutto da diminuire, lo so, non lo poteva fare immediatamente, quindi ha fatto una manovrina, è un po' la Berlusconi, una manovrina. Però io ho detto, perché qua si scrive, si parla, non si fa, ma si scrive, si parla molto, non ho notato tagli di nessun genere ai costi del palazzo.
non ho notato, chiamiamolo un consiglio, che eviti favori della politica ad aziende pubbliche. Non ho notato vitalizi, i vitalizi ai deputati, non ho una parola, piccoli accenni, sì, le pioggerelline di marzo. Pensione ai parlamentari, che si dovrebbero paragonare agli anni di lavoro, come tutti i dipendenti del mondo, agli anni di lavoro che hanno fatto, non pensioni loro, qua tutto è d'oro, a loro, mi piace, tutto è d'oro a loro, arriva pure. Non ho notato un accenno sul ritiro delle nostre truppe di pace, che ci fanno là, in Libia, in Afghanistan, che cosa facciamo? Che fanno? Stanno lì a bivaccare, che cosa fanno? Che noi ce li riportiamo a casa? Anche perché, mentre loro stanno là, il vecchio ministro degli interni, certo mi pare la Russa, mi pare, ha deciso di spendere 2 miliardi per l'acquisto di nuove armi, dotare questa gente di acquisti di nuove armi, perché così gli eserciti di pace fanno gli acquisti delle armi contro la pace, perché un giorno faranno la guerra con la pace e hanno bisogno di soldi, di armi, armi efficienti. Non ho notato una sola parola sul costo della benzina, il contrario, la benzina è aumentata, aumenta sempre. Non è che si fa riferimento al costo del barile, il barile che si paga in dollari in America, non si fa un rapporto. Però non credete che c'ho il libro, e lo devo mettere sulla legge, se non ho il legge, se non ho letto. L'ICI alla Chiesa, se la memoria non mi inganna, io è vero che sono giovane, ma la memoria se non mi inganna, quando fu fatto nel 1929 il patto laterano fatto da Mussolini, fascismo, si presero alcuni accordi in maniera che alcuni possedimenti che l'Italia dava allo Stato Vaticano, c'era una tassa, alcuni altri era per beneficenza, c'era un preciso accordo, praticamente l'Italia avrebbe dovuto incassare una certa cifra. Nell'arco di questi anni, non ne parliamo proprio, perché se devono pagarci la cifra che ci dovrebbero, ci devono vendere davvero. Comunque l'ICI, almeno l'ICI, a ciò che non è posto ecclesiale, posto di chiesa, la vogliamo pagare. I ristoranti che hanno fatto, le pensioni, addirittura pernottamento letto 50 euro. A Roma 50 euro non sono niente, perché i romani tra la casta e il papa stanno tutti bene. Tutto bene. Ma voi direte, ma ci sono i sindacati? I sindacati? Allora sì, adesso mi pare che faranno altro sciopero. Cioè. Ora, come ci si può permettere di fare uno sciopero quando i sindacati non fanno il bilancio? I sindacati ricevono denaro dai loro sostenitori, ma non fanno un bilancio. Cioè non dicono niente i soldi. Cioè tutti e tre, la camuzza, la chicchia, la piccola bocca, quanto prendono gli stipendi? Forse qualcuno lo sa, dentro nell'orecchio.
Henry de Floris, Floris de, senza de Floris, non so come si chiama, quello là, come si chiama quello che c'è i puntini in faccia, Vespa, consigliato dalla Vespa, e cominciamo a usare i loro salotti, vi distruggeranno. Cercate di fare la meno, non andate, vi distruggeranno. Voi siete gente messa lì per trovare la maniera come aiutare la nostra nazione, come farla tirar fuori dal baratro, del baratro. Il Berlusconi deve pensare, il Berlusconi e tutti gli altri dovrebbero in questo momento di, come la parentesi storica, dovrebbero andare ai giudici, dovrebbero farsi incriminare, perché probabilmente tanti sono colpevoli e non hanno bisogno di aggrapparsi al capo della casta. Lì vogliamo gente pulita. Dovete aggiustare il sistema di votazione. Io devo votare chi voglio, quel chi voglio lo devo vedere, non che lo mettete, che lo chiudete. Avete, vi siete venduti tra di voi. E neanche in questo si nota un reato, questo è un grosso reato. E il Di Pietro che dice, ma qui siamo andati fuori della giustizia, perché lui per il primo non li denuncia? Qui sono tutti bravi a parlare, ma nessuno vuol fare niente, ognuno non vuol lasciare lo stipendio. Pare che l'altro giorno Fini e Schifani abbiano cominciato a fare un accenno su quelli che sono i loro stipendi. I loro stipendi devono essere adeguati a quello di un normale dirigente, sono dei dirigenti, non dirigono un cacchio, ma sono dei dirigenti e prendono uno stipendio come un dirigente. Non le tasse andate a tassare, l'IVA la deve fare, io vado a prendere il caffè, e quello mi deve lasciare lo scontrino perché sennò guadagno un sacco. E i proprietari degli yacht, i proprietari delle auto di lusso, quelli non pagano niente, quelli non sono evasori. Ma non scherziamo, andate a prendere i veri evasori, abbiate il coraggio, perché quella gente non la volete toccare, avete paura di quella gente. Questa è la verità. E allora il popolo che si ribella, ma viene condotto avanti dai vari esponenti del sindacato, non faranno niente, perché anche il sindacato ha i suoi motivi. Perché se ne dovrebbero andare? Chi li paga, quella gente che a malapena sa parlare, sa dire quattro parole, prendono stipendi che voi non ve li sognate neanche. È un popolo con 600, 700, 1000 euro al mese, dovrebbe andare avanti con due figli, famiglie, eccetera. E quelli che tutelano la nostra salvezza, i vari carabinieri, soprattutto la finanza che vi porta miliardi con i loro sequestri, con il loro lavoro. Manca quello a mandare gli stipendi. Voi avete il coraggio ancora di esistere. Dovreste scomparire dalla faccia della terra, però. Questa è la pura verità. Ed è inutile che ci andiamo a nascondere. Negli emicicli, tutti eleganti, la cravatta e poi tra loro. Quando ti ha dato quello per passare da lì là? Abbiamo sentito le registrazioni. Abbiamo sentito le registrazioni degli interessati, che tra parentesi parlano anche un linguaggio molto, molto elegante, sì. Questa gente non vale niente. La gente che ha ingannato i loro elettori, li hanno ingannati. Ma bisogna cominciare ad andare regioni, comuni, paesetti, sono tutti inquinati da voi, avete messo i vostri rappresentanti per inquinare anche quelli.
che non va più avanti per le caste, troppe caste, ma la castità non l'usa. Usa la parola casta. E dove sta la castità della casta? Non c'è. Allora, amiche, secondo me voglio parlare. Vabbè, allora, fammi pubblicità in maniera almeno saremo una decina di persone che la prendiamo alla stessa maniera. Vabbè, io mi pare che sono arrivato, no? C'è la gente che mi sente. Oddio, sono pochi di fronte ai milioni che prendono soldi. Direttore generale, a proposito, le frequenze, sì, l'aria, le frequenze, vi ho detto più volte, anch'io sono stato proprietario di televisioni e le ho lasciate, le frequenze si pagano. Dici, ma quella è aria? Sì, ma è aria che è tramutata televisivamente, entra in casa e vuole da me che io paga la RAI. Cioè loro rubano l'aria e io devo pagare, io non la pago perché ormai, a parte l'età, ho più volte detto, mi sono pentito che l'ho pagato. E quindi, e la Vodafone? La Wind, la TIM, la TAM, che fanno? Cosa fanno? Guarda che hanno speso 4 soldi per mettere le apparecchiature. Quando uno vuol far vedere di aver fatto chissà che cosa, parla di apparecchiature, non è che parla di modeste, sono delle modeste antenne, apparecchiature, valle. A che servono? A rubare i soldi? No, dico, ho ripetuto, rubare. No, allora non avete capito. Voi ci state rubando i soldi. Almeno una volta il telefono fisso della SIP, a me tu sapevi in effetti, avevi l'apparecchio di parlare, parlavi nel giusto, sapevi che dovevi pagare una certa tariffa ed è giusto che anche per pagare gli operatori che erano in grado di farti ascoltare quello che sentivi al telefono e parlavi col telefono, ed era giusto, tanto vero che nessuno si è mai ribellato. Ma adesso che c'è? Che cosa c'è? Perché? Dici, ma la colpa è no? Oh no, e anche no, non crediate che il popolo sia questo santo popolo, no, anche il popolo, il bambino, il gattino, il telefonino, sì, il guardiano dell'automobile, il telefonino per avvisare a loro toccano la macchina sua. Il popolo ha fatto le sue esagerazioni. Ammesso che l'avesse fatto nel periodo cosiddetto buono che c'è stato in Italia, quando non c'è il Berlusconi, c'è stato. Ma non è che il benessere deve portare allo squilibrio mentale. Il benessere deve servire a fare in maniera che una famiglia stia bene, non abbia bisogno di nessuno, non abbia bisogno di la Merkel e di Sarkozy per avere i soldi in prestito. Ed è un popolo che va avanti con le sue capacità, come ci sono tanti altri popoli sulla terra. Nell'Inghilterra, l'Inghilterra non ha mai voluto sapere l'euro, la cosa, anche là, ma perché tu non accetti? Fanno bene, non accetta, fanno bene. Ognuno di noi si dovrebbe vedere i cavoli propri, ma se abbiamo la cassa, e io guadagno 10.000, 5 si ripiglio la cassa. Se vado a mettere gli occhiali, ogni volta che metto gli occhiali, 3 centesimi, se li prendo la cassa. Non stiamo a scherzare. Allora, noi siamo, dunque, io finché non vedo le cose che veramente procedono secondo quello che ho detto, non è che voglio darmi importanza, ma è quello che dico io, lo dice il popolo, non è che lo dico io. Allora,
fino a che questo non avverrà, io dirò Italia mia, buffonia vostra.